La terza domanda che mi avete fatto è una domanda molto complessa. Come potrebbe essere applicata la didattica sincrona nella scuola secondaria? Attenzione. Io premetto che non sono un esperto di scuola secondaria, nonostante abbia supportato mia madre, che è docente presso le scuole medie. Allora, andiamo a vedere alcuni articoletti che possono suscitarci una riflessione. Il primo è questo: dalla tecnica della scuola, didattica a distanza, Azzolina, basta con questa esperienza a settembre tutti in classe. E poi andiamo a vedere questo altro qua, Corriere della Sera, scuole medie, Giulia, la prof col camper che fa lezioni on the road ai suoi studenti. Insegnante di laboratorio linguistico in una media di Faenza, ha sperimentato questa formula di didattica di vicinanza per agganciare i suoi studenti e farli recuperare, e funziona. Andiamo a capirci qualcosa di più di questa Giulia. Preoccupata per i suoi studenti, che sono qui raccontati, quattro ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, stranieri, che con la didattica a distanza faticavano parecchio perché ancora non conoscono bene la lingua italiana. Ecco. Allora, che cosa fa Giulia? Va col suo camper davanti a casa loro, tira fuori la lavagna, no, che ha nel camper, e gli fa lezione. Una lavagna un po' vecchio stile, c'è cioè questo tema un po' vintage. Ma detto questo, Giulia, perché lo fa? Perché vuole offrire una forma di insegnamento diretto e targettato su quello studente che ha delle necessità specifiche. Che se vogliamo, se vi ricordate appunto, quello che abbiamo detto prima era quello che fanno i nostri tutor, cioè conoscendo meglio i loro studenti rispetto a quello che posso conoscere io, che ne ho 1500, vanno a risolvere dubbi, a chiarire, a specificare, a spiegare. Non credo che la presenza fisica possa risolvere un apprendimento della lingua italiana, che molte persone hanno poi appreso in passato guardando la TV, ecco, che era uno dei più chiari mezzi a distanza, ecco, sincrono o asincrono che fosse. Ma detto questo, che cosa significa didattica sincrona? Cosa può significare nel futuro didattica asincrona nella scuola secondaria? Può significare avere dei corsi modello che vengono seguiti in maniera asincrona e cambia il ruolo del docente. Il docente diventa Giulia. Ecco perché ve l'ho fatta vedere. Cioè, il docente si appoggia su una base contenutistica che è un po' come il mio corso, cioè una serie di contenuti molto fatti bene, che vanno ad alleviare la fatica del docente nella preparazione delle lezioni, e poi dopo il ruolo del docente diventa un po' quello del, tra virgolette, coach, allenatore, tutor, che ti porta ad avvicinarti alla disciplina. Questo potrebbe essere una visione della didattica asincrona nella scuola secondaria, quindi una didattica che va a rivedere il ruolo del docente, lo sposta più vicino, ma non nel camper, può essere fatto anche in aula benissimo, ma va a integrare l'ambiente virtuale asincrono. Quindi diventa un po' quello che da noi è il tutor. Allo stesso tempo il docente diventa anche creatore di contenuti in maniera creativa, cioè va a fare quello che invece è il mio di lavoro, però questi contenuti non vengono creati continuamente lezione, lezione dopo lezione, classe dopo classe, ma vengono appunto messi su una piattaforma online, e quindi c'è una possibilità di risparmiare tempo, ma allo stesso tempo di creare contenuti di maggior qualità. E qui la domanda nasce, no? Ma i contenuti devono essere sviluppati da ogni singolo docente o si può cercare di farli insieme, cioè di arrivare a una standardizzazione? Allora, standardizzare la didattica non vuol dire per forza omologare, vuol dire, perché poi c'è lo spazio di tutorato dove si può andare a sviluppare un discorso di riflessione, di approfondimento più sofisticato, ma vuol dire raggiungere anche un livello di qualità più ampio. Io ho avuto la possibilità nel mio corso di filmare in Scozia, in un parco dove ci sono degli incubatori di impresa, di avere una serie di interviste con dei direttori di banche innovative nella City a Londra. Per
Questo livello qualitativo, no, dei casi studio si può raggiungere solo se fai una didattica sincrona perché richiede un investimento molto ampio. Ecco, si può investire in uno sviluppo di contenuti didattici molto sofisticati. Vi faccio un altro esempio, una mappa concettuale fatta bene, un interattivo molto sofisticato. Questi contenuti come possono essere sviluppati nella scuola? Per la scuola secondaria, da una collaborazione tra docenti a vari livelli, quindi a livello di istituto, a livello provinciale, regionale, nazionale, e una collaborazione con gli editori. Ci sono degli editori bravissimi, ecco, che sviluppano contenuti molto belli. Che cosa può fare l'attore politico, il ministero? Può cercare, se vogliamo, di facilitare questo discorso qua. Può decidere di dirigerlo, può decidere di dare delle possibilità, ecco, riconoscendo che la didattica sincrona va a creare un nuovo modello di didattica che assolutamente la letteratura ci conferma non inferiore al modello tradizionale. La quarta domanda la leggo io. Quali sono le competenze necessarie per fare didattica sincrona? Cosa dovrebbero attivare gli insegnanti e a quali costi? Allora, domanda assai difficile, di grande attualità, perché va a toccare fondamentalmente il cosa ci resta di tutta l'esperienza Covid e quindi di questo grande cambiamento della didattica che è stato fatto in maniera forzata e che invece magari potrebbe avere degli aspetti, no, interessanti che vorremmo invece mantenere. Ma per mantenere bisogna che gli insegnanti apprezzino e abbiano le competenze per fare didattica online, sincrona o asincrona che sia, ecco, quali sono le competenze per fare didattica asincrona? Qui mi si chiede. Allora, la didattica asincrona, se vogliamo, molto la più diversa, la più lontana da quella che gli insegnanti erano abituati a fare finora, perché andando a disaccoppiare la creazione del contenuto dalla sua fruizione, non c'è quella immediatezza, no, della risposta dello studente che tu vedi, ah, non ha capito, lo vedo dalla faccia. No. Non lo puoi fare questo. Allora, come puoi fare una buona didattica sincrona? E da qui si capiscono le competenze. La didattica sincrona buona si fa combinando gli obiettivi di apprendimento, i contenuti che vuoi insegnare e la modalità in cui tu li offri. Quindi questi tre elementi combinati insieme vanno a creare una buona didattica sincrona. Ad esempio, se io ti voglio presentare le varie interpretazioni di strategia, come ho fatto nel video che vi faccio vedere prima, potevo anche mettere solo delle trascrizioni o mettere dei lunghi articoli dove venivano dibattute accademicamente, ma lo studente invece forse si immedesima meglio con una persona che parla e dice io penso questo, mentre l'altro pensa diversamente. Ecco. Vedendo questa sorta di dibattito virtuale, riesce a, come dire, immedesimare l'opinione nella persona che dichiara quell'opinione lì. Ecco. Quindi vedete come c'è una scelta della modalità, no, tramite un video combinata al contenuto, che cos'è la strategia, e combinata all'obiettivo di apprendimento, che lo studente capisca le varie interpretazioni di un concetto e le riesca a distinguere, quindi una competenza che va al di là poi della materia stessa, no? Ecco, progettare questo connubio, questa unione di questi tre elementi, no? Come abbiamo detto, l'obiettivo di apprendimento, il contenuto e la modalità appunto che è di fruizione, da testuale, video, eccetera, eccetera, è la parte dove ci vuole uno sviluppo di competenze, non è che nasci imparato domani, devi capire cosa funziona meglio, ecco, perché è ovviamente dipendente dal contesto, dalla materia, ecco, in le legge non è come fare economia, che non è come fare matematica, che non è come fare altre cose. Allora, come si fa a impararlo? Beh, l'esperienza di chi è più bravo di noi ci aiuta. Possiamo rifarci a dei modelli, a dei corsi di successo. Abbiamo visto l'esempio dei MOOC che sono accessibili gratuitamente, si può guardare come fanno loro le cose. Seconda cosa è che cosa dovrebbero attivare gli insegnanti? Beh, sicuramente la capacità di identificare chi fa bene le cose e le cose fatte bene, ecco, e andare a
creare dei percorsi di mentorship. Io quando mi sono unito alla Open dovevo fare un percorso di dire chiamata induction, quindi di formazione, ma anche degli incontri con un mentore che mi suggeriva come dovevo fare le cose, ma poi te li scegli tu i mentori, cioè vai a identificarli per le varie necessità che hai, ecco. Però ci deve essere questa disponibilità di persone per poter fare le cose. Infine, a quali costi? Ecco, fare didattica asincrona si può fare a vari livelli di costo, ecco. Se io ti dico leggiti il libro dalla pagina tale alla pagina tale, è ovvio che non ho bisogno di chissà quale sofisticazione in termini di ambienti virtuali, registrazione di video. Però, allora, ancora una volta, quella modalità lì funziona per alcuni obiettivi di apprendimento, alcuni contenuti. Non è che insegniamo tutto con leggi il libro dalla pagina tale alla pagina tale. Se vi ricordate, alla famosa critica che muovevano gli intellettuali, no? Ecco, non si fa tutta così la didattica sincrona, c'è una combinazione, come abbiamo detto, di vari contenuti. Detto questo, come si può fare coi costi? Ecco. Allora, a seconda di quello che volete sviluppare, ci sono diversi costi. Ovviamente riprendersi, no, in un video ha un costo diverso a seconda della qualità del video che vogliamo fare. Io ho filmato in un incubatore di impresa in Scozia, ecco, quello ha dei costi diversi che filmare se stessi in salotto. Allora, capite anche lì di cosa c'è bisogno, di che tipo di disponibilità di risorse c'è. Ma in questo caso qui, la riflessione che faccio io è perché dovete farlo il docente da solo? Cioè, si può lavorare in team? Lavorare in team non significa rinunciare alla propria libertà, significa lavorare insieme e trovare una modalità di condivisione dello sforzo. Quindi, se tu sei bravo in quella parte della materia, no? Allora, tu prepari quella parte lì, io preparo l'altra e poi la mettiamo insieme e abbiamo già risparmiato sia tempo e quindi anche costo. Questo discorso qua potrebbe essere fatto a livello istituzionale e qui è la mia riflessione, no? Nel senso, le istituzioni sono lì per fare qualcosa che serve alla collettività. Ecco, se fare didattica sincrona serve alla collettività, allora perché l'istituzione non favorisce il processo di sviluppo di corsi di qualità in modalità asincrona a livello centralizzato? Che non significa appiattire la didattica in un corso standard, significa offrire dei contenuti che possono essere offerti anche in formato di una libreria dalla quale il docente poi prende e compone, ma soprattutto è anche offrire una piattaforma di accesso a questi contenuti, perché ad oggi io parlo da figlio di una professoressa delle medie, le piattaforme, c'è stata una grande pluralità dove le scuole si sono attrezzate, come dire, in maniera un po' emergenziale, ecco, per essere carini nel modo di dirlo. Quello che a me sembra opportuno fare è andare a offrire una piattaforma delle modalità di apprendimento condivise, quindi se devo fare la videoconferenza posso usare questa tecnologia qua che viene supportata a livello istituzionale e quindi c'è un'assistenza, c'è un call center, c'è la possibilità che se non mi funziona non sono disperato perché non riesco a connettermi mentre i miei studenti sono già tutti nella stanza, ecco. Quindi questa cosa qua, ma anche favorire dei processi di sviluppo cooperativo di risorse didattiche asincrone a livello di scuola, di plessi, di province, di regioni nazionale. Può essere una libreria, possono essere corsi modello.